amici di Onda Libera TV, siamo nella sala ipogea della Memo, della Mediateca Motonari di Fano, dove sta per iniziare un incontro organizzato dall'AMPI di Fano. E ospite dell'incontro è Don Agnello Manganiello, noto parroco di Scampia, ex parroco di Scampia, da anni in prima linea nella lotta contro la camorra e per salvare soprattutto la gioventù dai pericoli di queste mafie, ormai si deve parlare plurale purtroppo. Ecco, Don Agnello, ci parli un po' della sua attività e dei risultati ottenuti soprattutto. Beh, insomma, 16 anni sono stati un numero di anni notevole, insomma è un tempo enorme per mettere in campo iniziative diverse, insomma, oltre alla denuncia di quello che è l'organizzazione criminale a Scampia, abbiamo puntato molto alla prevenzione e alla promozione umana, quindi attraverso lo sport, la cultura e la solidarietà, perché ecco, per un prete, ma anche per uomini, per la Chiesa in certi contesti, e queste sono le tre strategie che deve usare, che può portare avanti per fare veramente un'opera di contrasto nei confronti della criminalità organizzata. Perché intanto la Chiesa non ha la possibilità di produrre, di inventarsi il lavoro, magari qualche progetto lo realizza, ma quello che è più grave è perché il più delle volte le istituzioni al Sud non sposano la politica, le istituzioni, gli amministratori, non sposano questa battaglia, non sposano questa missione, che è quella di contrastare la criminalità organizzata attraverso, ecco, la prevenzione e attraverso la repressione, tra virgolette, una pena certa, una pena anche che aiuti poi le persone a riscattarsi, non una pena fine a se stessa. Ecco, la mia esperienza la posso riassumere così, ecco, cultura, formazione che punta ancora oggi, no? Attraverso anche la mia associazione Ultimi. Appunto, volevo chiedere, la seconda domanda sarebbe stata appunto, sì, su questa associazione. Sì, associazione Ultimi, che ho fondato qualche anno fa per diffondere la cultura della legalità, soprattutto tra le giovani generazioni. Quindi in questi ultimi due anni ho incontrato 80.000 studenti nelle scuole italiane. E poi l'altra funzione è mettere in atto gesti, progetti di solidarietà. Quindi ci stiamo lavorando, anche perché fare solo cultura della legalità, ma non dare anche delle possibilità concrete, certe, a chi vive ai margini della società, a chi vive problemi, situazioni di povertà, di disagio, ecco, mi pare che possa poi diventare solamente antimafia dei professionisti della legalità, che fanno antimafia a tavolino, ma ecco, quella che a me piace invece, e cerchiamo di portare avanti, è l'anticamorra delle opere. Camorra che è ammortizzatore sociale al Sud, l'unica forma di contrasto è quella di favorire lavoro, iniziative concrete per dare speranza ai miei conterranei, agli uomini e alle donne di quel territorio. Ecco, in base a chi come me, insomma, percepisce questo fenomeno dalle fonti di informazione, c'è la percezione che sembra che diciamo, le istituzioni democratiche stiano perdendo. Può essere? No. O lei che ha invece il polso sul campo? Sì, che stiano perdendo ci può pure stare, no, questa sua affermazione. È vero, le istituzioni non mettono in atto un contrasto serio, forte, radicato, no? Sul territorio per contrastare la criminalità organizzata che si radica sempre di più. Ma soprattutto la vera forma di contrasto, ed è qui poi
comunque le responsabilità sono da addossare soprattutto alle istituzioni, e che le mafie al sud sono ammortizzatori sociali per un verso, e per un altro verso non permettono il decollo dell'economia, il decollo dell'industria, delle attività lavorative, perché con gli imprenditori insomma non c'è sicurezza, e questo è lo Stato che deve promuovere la sicurezza, perché un imprenditore che viene al sud deve poter programmare, produrre lavoro ed essere accompagnato, aiutato, e nel caso in cui l'imprenditore denuncia anche perché resiste alla criminalità organizzata, non va lasciato solo come spesso avviene. Lo Stato si esprime attraverso le forze dell'ordine, la magistratura locale, non sempre, chi denuncia al sud, gli imprenditori che denunciano fanno una brutta fine, cioè si ritrovano isolati, emarginati e impoveriti. Bene, grazie.